Eccoci qua di nuovo per una nuova puntata fantastica di Retro Gaming con lo zio Ben. Allora, diamo un'occhiata oggi a Carmageddon. Sempre su GOG, quindi il sito web Good Old Games, che vende a pochi euro vecchi giochi compatibili con Windows. Quindi magari qualcuno ha la vecchia versione, però non funziona. Su Windows 10 invece questi funzionano ancora. Cos'è Carmageddon? Carmageddon è il gioco di auto più bello della storia, di sempre, più innovativo, più veramente fantastico. Vediamo un attimo come funziona. Allora, c'erano gli extra, cosa c'è dentro di bello? C'è un casino di roba, poi vediamo anche questi, magari. Si possono fare le macchinine con la carta, addirittura. Beh, magari faccio un paio di video su questo perché è un gioco veramente immenso. Allora, giochiamoci. Intanto mi fa scegliere Carmageddon 3DFX. Oppure Carmageddon normale. 3DFX, in quegli anni, parliamo del 97 anche qua, tutti in quegli anni lì, giochi più spettacolari, più innovativi, diciamo, perché comunque l'innovazione era importante all'epoca. Passavi da un gioco che usciva un anno, l'anno dopo era vecchissimo, era superato, cioè c'erano giochi ultra, mega, più belli. Allora, 3DFX era quello compatibile, la versione con la scheda grafica acceleratrice, ovvero ai tempi non c'era una scheda grafica che accelerava il 3D, cioè la scheda grafica non faceva la parte, cioè faceva la parte 3D, ma diciamo in modo non così bello come lo vediamo oggi, per dirla in fretta. Invece le schede grafiche acceleratrici erano da mettere in parallelo, quindi cioè in realtà in serie, un cavallotto con la scheda grafica. Quindi uno magari, io avevo per esempio la AT Rage 3D e mettevo, oltre a quella, nel computer inserivo la scheda grafica VT2, ok? Le collegavo tramite un cavo e poi riuscivo a vedere i giochi con una grafica veramente eccezionale per l'epoca, perché tutti i pixel, tutte le cose pixelose che ora vanno tanto di moda, che piacciono tanto ai retro gamers, in realtà tutti i pixel venivano spalmati grazie all'anti-aliasing 1.0, cioè non c'erano poi come adesso anisotropico e tutto. All'epoca questa scheda introduceva l'anti-aliasing che permetteva di giocare con i pixel spalmati, proprio uniformi, i pixel del texture, quindi si vedeva tutto molto più uniforme rispetto a no, al non averla. Si poteva giocare comunque, ma avendola era molto meglio. Poi vi invito magari a vedere altri video su YouTube dove si fanno queste differenze. Addirittura si riusciva a giocare a 60-120 frame al secondo, cosa che neanche le moderne console fanno. Certo, la grafica è un'altra cosa, cioè di quelle nuove, però comunque questa scheda grafica acceleratrice da comprare a parte, mettevi nel PC e vedevi proprio le differenze, non come oggi che vabbè, parlano ray tracing, ok, fantastico, ma le differenze non sono così evidenti. Invece all'epoca proprio prendevi questa schedina da 100.000 lire, non lo so, adesso non mi ricordo, c'erano tante versioni e cambiava il mondo. Io vi farei vedere la versione Carmageddon e basta, però così così mettiamo 3DFX così vediamo con la grafica migliore in assoluto. C'è anche lo Splat Pack che è uscito dopo, che è un DLC, un add-on si chiamava all'epoca. È uscito un altro CD, si comprava, bisogna avere il gioco originale. È uscito uno, quindi versione 3DFX. Ok, parte il logo della VT2, 3DFX, perfetto. Aveva fatto anche le VT3, poi in realtà sono fallite, le hanno integrate nelle GeForce, alla fine hanno continuato a fare le schede grafiche acceleratrici integrate nelle schede grafiche normali, schede video, come chiamiamo oggi. Ok, qua c'è il filmatino d'inizio, carino, non frega niente. Posso saltarlo in qualche modo, sì. Ok, qua si può usare ovviamente la tastiera. C'è anche il supporto del mouse, nonostante fosse un gioco per DOS, cioè che girava in Windows, ma basato su DOS, molto pixeloso.
Si può anche muovere il mouse. Se uno muove il mouse ha questo fantastico puntatore di una mano mozzata che più la muovi più esce il sangue dappertutto. Però usiamo la tastiera, che all'epoca si usava quasi solo quella per i giochi. Il controller, ovviamente. Allora, details, vabbè, ovviamente tutto al massimo, complessità della macchina, le texture, le ombre, texture dei muri, della strada. Ok. Sky texture. Sarebbe interessante anche provare a fare, a togliere un po' di qualità, vedere come si vedeva sui PC meno potenti. Sto parlando di PC Pentium 1 MMX con 166 MHz, non con quelli di oggi, quad core, ogni core 3,5 GHz, 3500. No, è un'altra storia, ovviamente. Cioè, questi giochi riuscivano a girare sul computer che oggi farebbero ridere, ma riuscire a fare dei giochi che girassero su quei computer è veramente, soprattutto quando il gioco era innovativo. Allora, cosa si può scegliere tra Max Damage e Diana? Ok, sempre scelto Max Damage, forse perché alla fine è lui che ha un po' fatto la storia anche del gioco. Sarà che forse alle ragazze non piaceva molto questo gioco, chissà perché. Comunque, e sì che ci sono ragazze a cui piacciono i motori, però non ho mai conosciuto una ragazza che mi dicesse wow, Carmageddon, spettacolare. Ma non voglio essere sessista, sicuramente ci sono da qualche parte. C'è la versione facile, come uccidere dei coniglietti con le asce, oppure normale carneficina quotidiana, oppure più duro che dare un bacio alla francese a un cobra. Vabbè. Ok. Diciamo, io voglio solo far vedere il gioco, quindi faccio easy perché sennò perdo un altro video, chi se ne frega. Siamo obbligati a vederlo. No, perfetto. Allora, i controlli tra l'altro sono particolari, bisogna usare il tastierino numerico, cioè l'8 per andare avanti, il 2 per andare indietro, il 4 e il 6 per sterzare. E le frecce sono per cambiare la, se mi ricordo bene, la visuale. Ok, tra l'altro quando inizia il gioco c'è il countdown. Magari un giorno provo a mettere il cheat code per riuscire a togliere il countdown in modo da esplorare liberamente il livello. Ecco, un'altra cosa. Un'altra cosa interessante, questa cosa del countdown a me dà molto fastidio perché io voglio esplorare un gioco più che giocarci, spesso magari voglio vedere com'è fatto, voglio vedere un po' la te tecnica, eccetera. Questi countdown li odio per questo motivo, ma effettivamente servono perché appunto il programmatore dice ok, questo gioco ha dei limiti tecnici dati dal fatto che ai tempi i computer erano quello che erano. Quindi per impedire alle persone di soffermarsi su alcune cose, mettersi a guardare, vedere magari gli errori e le cose così, più che gli errori, le scelte di design che sono state fatte per evitare, cioè per risparmiare memoria, per evitare queste cose, allora mettiamo il countdown. In questo modo la gente è costretta, per non finire il gioco subito, a giocare. E adesso vi faccio vedere come funziona. Qua si può cambiare automobile, all'inizio abbiamo solo quella, cambiare le parti, informazioni sulla gara, vabbè, mai lette, tutte queste cose qua. Bleak City, interessanti i nomi tra l'altro tutti. Ok, questa è la notte del grande gioco. You might want to check out the stadium, vabbè, ti dice di andare allo stadio, ci sono tutti i giocatori che là sotto. Ok, ecco, per chi non sa com'è questo gioco, praticamente aspon cambiare gara, puoi scegliere tra tre gare alla volta. Vabbè, iniziamo questa intanto. Che bello che è Max. Qualcuno si era fatto tatuare loading sulla testa all'epoca, chi lo sa. Comunque, puoi farlo io. Allora, cosa che voglio dire? Per chi non conosce, Carmageddon è un gioco di automobili, quindi puoi fare la gara con i checkpoint, puoi fare tutto, ma devi anche tirare sotto i pedoni, perché i pedoni ti danno tempo, ti danno secondi, se no finisce il tempo, oppure puoi andare addosso agli altri della gara. Quindi uno può vincere o finendo la gara con tutti i checkpoint, passando in tutti i checkpoint, o facendo fuori tutti gli altri avversari, cioè distruggendogli le macchine, oppure
facciano fuori tutti i pedoni che penso siano leggenda, nessuno è mai riuscito perché sono veramente tantissimi. C'era anche una versione italiana in cui hanno censurato i pedoni e hanno messo degli zombie, quindi il sangue era verde. Quindi non c'è una versione in italiano col sangue rosso, con le persone normali, ha messo gli zombie. Perché, vabbè, all'epoca. Però, vabbè, questa è la versione originale in inglese col sangue rosso, quello che ho sempre giocato con le persone vere. E, ultima cosa, all'epoca i giochi di auto, poi parto, erano tutti tipo pista da seguire e basta. Cioè una pista sola e tu dovevi seguirla, non dovevi uscire da quella pista, ma anche adesso tanti giochi sono così. Gli stessi Need for Speed dell'epoca erano solo una pista, tu andavi e dovevi arrivare in fondo e basta. Questo è stato forse boh, il primo gioco di auto che effettivamente ti dava una veramente una libertà d'azione totale, uno poteva prendere, andare dove voleva, fare il giro della città, cioè tu dovevi seguire i checkpoint che ti danno i punti, ti danno il tempo, ma puoi fare quello che vuoi, puoi anche andare in giro per la città, puoi tirare sotto gli altri, puoi far fuori i nemici, appunto. Perché non c'è nessun obbligo, cioè uno può anche finire la corsa facendo i checkpoint, ma può, in realtà più si va avanti più è difficile, quindi uno viene un po' costretto anche a far fuori gli altri. E dai, vediamo sto gioco qua che almeno vi rendete conto. È fluidissimo, qua posso cambiare la visuale. In alto a sinistra ci sono dei filmati del tizio che partono in base a quello che faccio, ovviamente. Ok, qua sono le altre auto. Troppo poco pixeloso. Vedete che tutte le texture sono spalmate, non si vedono i pixel. Cioè, sì, c'è un po' di isotropia, però non c'era il filtro anisotropico all'epoca. Però, appunto. Ok, vedete che guadagno tempo. Anche qua tirando sotto i pedoni guadagno tempo, guadagno punti, 20 secondi, 100 crediti. Sono sti crediti che poi servono ovviamente a comprare anche altre auto, cioè più che le auto, comprare i pezzi per rinforzare le automobili. Quindi checkpoint 2 su 8. È tutto molto spalmato, le texture, vedete, proprio con la 3D FX alla fine si riescono ad avere delle texture spettacolari. Certo, sono in bassa risoluzione rispetto a quelle di oggi, c'è questa anisotropia dei, se vedete qua il bordo dell'edificio, però comunque, ecco adesso mi ha buttato giù, non mi ricordo qual è il tasto per cambiare INS, no, cance, no, non mi ricordo qual è, INS, eccolo qua, perfetto, ok, recovery cost ovviamente 1000. E facciamo un giro intanto che c'è tempo, 4 minuti. E ecco, questo è un altro livello, tra l'altro, Take a Vacation, e poi c'è il livello lì sulla neve. Qua ci sono dei semafori strani, delle auto che non giocano. Io sto facendo i checkpoint. Però, ecco, ci sono tutti i vari bonus assurdi con dei nomi strani. Magari poi un'altra volta vi faccio vedere la versione non 3DFX in cui ci sono tutti i pixel, ma veramente tanti. Questo è lo stadio, su tutti i giocatori, si può fare un mega disastro. Ok. No, sono tutti sti bonus inutili, tipo quello che continua a far saltare per 25 secondi ancora, sto coso qua che non è un bonus, è una spina nel, a pain in the ass, come dicono in inglese. E alcuni bonus appunto sono positivi, altri un po' meno, tipo così. Vi faccio notare che come negli altri giochi che abbiamo visto le altre volte, come in Blood più che altro, le sprite sono 2D, cioè sono proprio delle sprite, nonostante sia 3D il luogo, vedete che i personaggi, le macchine no, sono 3D, vedete che sono 3D, però le persone, in generale gli oggetti non 3D, cioè gli oggetti. I semafori no, sono 3D, però le persone, alla fine solo le persone, vabbè, anche i bonus, quelle cose lì, sono delle sprite, vedete che sono piatti, ok? Parte l'animazione, però vedete che è piatto, cioè, ok, fatto molto bene tra l'altro, però è piatto, cioè anche quando ci sono lo schifo per terra, io lo guardo di qua, vedete che ovunque lo guardi. Se riesco a girare la visuale, vedete che io giro la visuale, però lui gira con me, è proprio un. Vedete che il corpo, il cadavere gira, cioè è proprio una cosa fissa, una cosa piatta.
anche sti qua, anche sti nemici, cioè nemici in realtà non so se sono, però vedete che sono una cosa 2D, ok? E niente, poi c'è un sacco di roba da fare, più che altro uccidere persone, spaccare le altre auto, c'è la mappa per vedere dove sono gli altri, ce n'è uno qua nello stadio, vediamo se riesco a farlo fuori. Ecco, per l'inizio sta macchina è poco potente, man mano che la si... No, che odio questa qua, distruggere è difficile. Man mano che la si fa più potente, man mano che si guadagnano crediti, poi si può rinforzare, si può aumentare lo scudo, la potenza, tutto. Lì c'è un altro bonus. Alcuni bonus non sono male. Tipo, ok, wasted them. Quindi ho fatto fuori quella macchina lì, Vlad. Fatti fuori quanti? 1 su 5. Se faccio fuori altri 4 ho vinto. A prescindere. Pedoni esplosivi. Ancora 27 secondi di bonus. Sto divertente. E ti dà ovviamente più bonus. Non è solo per vedere che esplodono, ma è proprio per dare più bonus. Vedete, artistic impression. Che è uno che prende quel bonus, poi gli danno anche più crediti quando va addosso ai pedoni, perché si è suicidato praticamente. E sì, ecco, sono sprite predefiniti, cioè appena ti toccano i pedoni muoiono. Non è che nel 2 hanno cercato, no, l'acqua che odio, nel 2 hanno cercato, ah, li ho fatti fuori, bene. Hanno cercato di fare una cosa in 3D, magari vedremo anche il 2 prima o poi, però eccolo qua. Però il 2 fa, cioè i pedoni fanno un po' ridere a volte, perché sono, sì, sono fatti in 3D ma proprio poligonali, si vedono proprio che sono poligoni, è uscito un anno dopo, quindi. Però era molto più avanti rispetto a questo, ma questo secondo me è fatto veramente bene, tra l'altro fluidissimo veramente, 60 frame questo, incredibile, non è 30 frame, cioè, pazzesco. Ok, certo, vuoi dire che il tuo PC è potente, ok, ma già all'epoca con la scheda video Voodoo 2 si riusciva ad avere una qualità del genere, cioè nel 97-98, cioè, pazzesco, per l'epoca. Sono tutti i giochi che girano in giro a quei tempi, mi ero sognato una grafica del genere, così pulita, così riflessi sul vetro, pazzesco. Adesso ho distrutto la macchina, poi la macchina si distrugge ovviamente, posso esplodere anch'io, posso perdere, ma forse io non posso perdere in questo, ma due sì. E, però si può perdere quando finisce il tempo o quando un altro finisce la gara, che non succede mai, tutti passano sempre a picchiarsi le manette, che sono un po' scarpe, non so perché. Ovviamente questa è un'emulazione del 3DFX, io non ho una scheda grafica dell'epoca, eccoli tutti qua. Perciò, essendo un'emulazione, no, già. Può essere che faccia un po' più fatica il computer. Tanto non so neanche se usa scheda grafica, penso che usi solo il processore. Tanto la potenza avanza nei nostri tempi. Ok, rompe le scatole. Poi anche tutti i segni sull'erba rimangono tutte le sgommate, le cose. È fatto molto bene, veramente. Veramente. Interessante, sì, vedete, commenta in modo tecnico, intanto si diverte, vabbè, sì, sto facendo per voi, anche per me. Questo qua, fatto. Ok, ne serve solo fuori anche quello, se no chiudo qua e non si sposta. Bisogna tenere d'occhio la mappetta lì. Vediamo questo bonus cos'è. Quando si mette davanti al bonus, cosa posso fare ancora? Pedoni esplosivi, no, distrutto. Vabbè, a sto punto dove sono gli altri? Dai, ancora bene, no, però che male. E niente, il concetto appunto è che sto gioco all'epoca era spettacolare. Cioè, al di là del fatto che devi uccidere le persone, ma cioè che ti proprio ti istiga a ucciderle, perché comunque devi fare punti. Al di là di questo, però, tecnicamente, anche dalla morale discutibilissima tecnicamente, guardate anche i semafori che, vabbè, a parte che sono quadrati, però rimangono proprio piegati in base a chi gli è andato addosso, è una cosa per l'epoca incredibile, ma anche oggi ci sono dei videogiochi che uno magari distrugge qualcosa, poi torna lì, vede che si è rimesso a posto,
cose che scompaiono, cioè, per risparmiare memoria ovviamente, però va bene, dai, direi che avete capito. Magari vedremo altri livelli che sono molto belli, alcuni come level design per l'epoca. Questa, la città è abbastanza squadrata, ce ne sono altri un po' più vari. E c'è anche la versione, tra l'altro, per Android l'avevano fatto, per iOS mi pare. E poi è uscito anche il 2, che è sempre degli visti qua. Il 3, che non c'entra niente, che è fatto da altre persone. Ormai 20 anni fa è uscito il 3. E poi, però, gli Stainless, quelli che hanno fatto i primi due, questo e l'altro, alla fine hanno fatto anche. Oh, bene, manca solo uno. Hanno ricomprato il brand dalla Sierra, mi pare, non mi ricordo, e hanno fatto il Carmageddon Max Damage, eccolo lì, che è uscito solo su Steam qualche tempo fa, e quello diciamo che è una versione moderna, però secondo me lo spirito, lo so che faccio il vecchio, però lo spirito di questo primo, anche la novità, ma anche un sacco di altre robe del primo qua, ovvio, ma anche per loro immagino che rimarrà sempre immortale. Sì, l'ultimo introduce delle cose in più, introduce dei giochini un po' più vari tra una missione e l'altra. Eccolo qua. E sì, ovviamente c'è la grafica molto più bella nell'ultimo, è uscito boh qualche anno fa. Aveva fatto una campagna Kickstarter, tra l'altro, perché appunto volevano raccogliere i soldi. Ok, e sto lì il casco, quando vince. Every opponent wasted. Boh, bonus, perfetto. Oltre i 20 minuti, tra l'altro, non va. Ok, quindi questo è Carmageddon 1. Se volete altri livelli, li facciamo. Qua si possono vedere tutte le macchine che ho distrutto. Questa è la mia. Wow, full 3D. Qua, vedere i danni che abbiamo fatto alle altre macchine. Non si vedono molto, però rimangono proprio anche i danni. Anche la gestione dei danni, cioè addirittura il 2 è ancora meglio di questo, spettacolare. L'1 già comunque fa vedere cosa è esploso, cosa si è distrutto, veramente fatto bene. Va bene, dai. Prossima volta magari vediamo sta cosa nella natura. E grazie per l'attenzione, fatemi sapere se vi interessano altri livelli di questo, di altri giochi, altre cose, qualsiasi cosa. Ciao.